Ciao a tutti amici di Schifezze che Passione e benvenuti in questa nuova puntata, la 40esima perlomeno della serie originale, quella numerata, quindi ben 40 puntate e oltre fino ad oggi, fin dagli albori di quando nacque la serie. Pensate a quante decine di cacchio di schifezze mi sono mangiato fino ad oggi. E la cosa bella è che non ho nessuna intenzione di smettere, almeno per ora, anche se questo format meriterebbe molto molto più successo di quello che realmente ha. Ma non perdiamoci in chiacchiere perché abbiamo un bel po' di roba da assaggiare oggi. Per esempio dei cinnamon churros, patatine piccanti al formaggio, degli snack di banana sempre piccanti ma anche al limone e per finire qualche bibita. Quindi direi di cominciare e comincerei proprio da queste. Jalapeño! Delle patatine che ritengo molto interessanti perché sono sì piccanti al peperoncino jalapeño ma anche al formaggio, quindi attenzione formaggio piccante, un abbinamento che a me piace molto, anzi lo scoprii quasi 20 anni fa ed effettivamente anche se sembrerebbe una banalità nelle patatine non è poi così facile da trovare. Ci avevo provato anche io un paio di volte a proporlo alla San Carlo quando facevano il concorso crea il tuo gusto, quelle robe lì non me l'hanno mai cagato. Perché sono dei fottuti coglioni. Il formaggio e il piccante ci stanno benissimo insieme. Vediamo se sarà così anche per queste patatine, per questi snack, credo di mais, made with real cheese. Perciò fatti con vero formaggio. E qui mi sorge spontanea una domanda. Cioè se questi che l'hanno dovuto scrivere sono fatti con vero formaggio, allora tutti gli altri che non l'avevano scritto, con cosa cazzo erano fatti? Vabbè, comunque non perdiamoci in chiacchiere e assaggiamo perché sono abbastanza curioso. L'odore di peperone, devo dire che si sente. È abbastanza... Questa mosca ha rotto i coglioni, però adesso hai rotto il cazzo. L'odore dei peperoni si sente, devo dire che si sente. Ha il suo perché. Eccoli qua, sono dei cornetti di mais, dei piccoli stronzetti di mais. Super friabili. Piccante non si sente tanto, però. Ecco, forse più ne mangi più si intensifica il piccante. Sono decisamente buone, saporite, non riesco a fare a meno di mettere la mano nel sacchetto e tirarne fuori a 3 a 3. Un ottimo snack, devo dire veramente gustoso perché il piccante c'è, si sente, ma è molto lieve, così non va a coprire l'aroma, diciamo, un po' che ricorda il peperone jalapeño che comunque si sente. Quindi ottimo snack, guardate le dita, sono di quelli ultra sporchevoli, straunti e sbriciolosi. Veramente buono, certo costa anche 2,60€, un pacchetto, quindi non è proprio a buon mercato. Prezzo pieno 2,60€, scontati li ho pagati 2 euro e qualcosa, e devo dire che 2 euro e qualcosa comunque li valgono. Good! Adesso mi butterei su queste Jembos, che praticamente sono delle patatine, diciamo delle fette di banana secca, platano verde per la precisione, il platano verde, essiccate ma anche piccanti. In più dovrebbe esserci un pizzico di limone. Speriamo bene. Tutte così sono, che brutte. Brutte. E soprattutto
non sanno di niente, cioè non sono piccanti, non si sente il limone e non sanno manco di banana. Cioè si poteva fallire, era possibile fallire in tre modi diversi così eclatantemente? Ingredienti: banana verde, olio di palma vegetale, perché c'è anche quello animale, aroma naturale di limone, ma dove? Sale, acidificanti, zucchero, esaltatori di sapidità, aroma naturale, limone, boh ancora, e aroma artificiale di limone piccante, perché attenzione, esiste anche il limone piccante, non so dove l'abbiano visto, ma comunque qua dentro di certo non c'è. Spezie ed estratti naturali secchi, peperoncino, paprika, aroma naturale di succo di limone disidratato e aroma artificiale di limone. Insomma, qui manco una goccettina proprio di succo di limone, così niente, proprio niente. Vabbè, e infatti fanno cagare. Sono belle sgranocchiose, questo sì, ma fanno cagare. Attenzione! Attenzione perché ho beccato un leggerissimo, lontanissimo sentore di limone stravecchio, però c'era, attenzione, forse ne devi mangiare mezzo chilo, cioè se ne mangi mezzo chilo allora un po' di limone lo becchi. Adesso sinceramente mi butterei sui cinnamon churros, che sono una cosa molto curiosa che ha attirato la mia attenzione, anche se io sono uno che non mangia molti cereali, specialmente nel latte come colazione, anzi spesso non faccio nemmeno colazione, quindi non è mia abitudine bere il latte coi cereali, coi fiocchi d'avena, che cazzo è. Però questi qui avevano una forma che mi intrigava, perché dovrebbe ricordare il churros, che è un dolce tipico sudamericano. Io l'ho provato tanti anni fa, non me lo ricordo, è molle, molto dolce, bagnato anche mi sembra, o almeno spero, magari era il sudore di quello là che me l'ha venduto, no, speriamo di no. Comunque dicevo, questi mini churros da usare come colazione, da mettere probabilmente nel latte come prima colazione, però aromatizzati alla cannella, e secondo me ci può stare, se li hanno fatti bene. Mosca di merda! Dicevo, se li hanno fatti bene ci possono stare, e anche di brutto. Assaggiamo un sacchettone bello ricco. Io provo ad assaggiarli anche così a secco per vedere di cosa sanno senza latte. Poi li mettiamo anche nella tazza. L'odore è stranissimo, c'è tipo di rimasugli e truccioli di legno. Sembra di essere all'IKEA, cos'è sta roba? Leggermente deludenti, me li immaginavo un po' più saporiti, la cannella non si sente. La sabbia. Sembra quasi di mangiare la sabbia. È come sabbia indurita. Che sa leggermente, lievemente di cannella. Ma lievemente. Così a secco direi su due piedi che sono abbastanza deludenti. Ma come si comportano invece in una bella tazza di latte? Sicuramente assorbiranno gran parte del latte, perché sono come delle spugne secche praticamente di questi robi qua. Ma peccato, perché sono carini, sono belli croccantini. Cioè peccato che non sanno di abbastanza di cannella, dovevano metterci più cannella, ragazzi. Perché non sono affatto male, sono carini, sono simpatici. Non cambia assolutamente nulla, è come mettere la sabbia in una tazza di latte.
Vi vorrei quindi segnalare questa bibita, che è veramente una figata, almeno a me è piaciuta tantissimo. Come vedete però l'ho già aperta e bevuta, perché è successo come succede tante volte. Ero in giro, l'ho beccata per caso, avevo sete, la volevo provare, ho detto cioè dai la compro, al limite se mi piace la ricompro e poi farò la puntata. E purtroppo non sono più riuscito a trovarla, cioè sono tornato anche nel negozio dove l'avevo comprata inizialmente, ho chiesto e loro non sanno quando gli arriverà, se gli arriverà, quindi siamo nel limbo. Mi sarebbe piaciuto tanto parlarvi di questa fantastica bibita al riso e cannella, visto che eravamo in argomento cannella, quindi bevanda riso e cannella, era molto buona, a me è piaciuta, però purtroppo finché non ne trovo un'altra non potrò assaggiarla insieme a voi in una puntata di Schifezze che Passione, e di questo mi dispiace molto. Ma consoliamoci, perché abbiamo pur sempre questa Maroc Hawaii Tropic. Una bibita a quanto pare araba, per la precisione nordafricana, che dovrebbe essere un mix di frutti tropicali, presumibilmente. Gasata. Bestia, l'odore chimico che esce appena l'apri non promette nulla di buono, eh. Comunque. Ma siamo sicuri che non è corrosiva sta roba? No, vabbè. Boh. A parte il fatto che secondo me l'eccesso di gas rovina tutto, come disse un petomane in una stanza piena di gente. Maroc Hawaii Tropic? Non ci riconosco nessuno dei frutti qua disegnati, pensavo l'arancia, almeno quella di sentirla, ma... Il cocco non c'è, il kiwi non c'è, l'arancia non c'è, è una roba strana, chimica... Anche il colore, cioè, è strano, perché comunque, vabbè, giallo, giallo-arancione, tu dici, niente di strano. Ma invece, adesso non so voi come lo vedete, ma per come lo vedo io, questo giallone torbido, non lo so, non mi mette sicurezza, non mi mette serenità, non mi suggerisce tranquillità. Ecco, forse adesso un po' di cocco, ma forse me lo sono immaginato io, eh. Allora, ingredienti, se ci sono: bevanda rinfrescante aromatizzata con zucchero ed edulcoranti. Ingredienti: acqua gassata, zucchero, succo di arancia da concentrato, acidificanti, correttori di acidità, edulcoranti, aromi stabilizzanti, antiossidanti, conservanti, coloranti, contiene aspartame. Ma come, c'è sia lo zucchero che l'aspartame, ma minchia. Da consumarsi preferibilmente entro... Quindi cocco e kiwi non ci sono! Cioè, sti truffatori di merda li hanno disegnati sulla lattina e poi neanche ci sono. Complimenti, bello schifo, ma che cazzo bevono in Nord Africa? È una merda sta bibita. Cioè, dovrebbe essere arancia, frutti tropicali, Hawaii, non sa neanche di arancia. Cioè, i frutti gli altri non ci sono, ma almeno l'arancia, neanche quella. È chimica, cioè, è una roba chimica. Fa schifo al cazzo. E quindi questo non può far altro che farmi mancare ancora di più la natura sorciata de mi país. Che non è che sono impazzito all'improvviso, si chiama così, Naturas Orciata de mi país. Se la trovate in giro, assaggiatela perché è buona. Detto questo, vorrei mandare un saluto e un ringraziamento ad Andrea Spingardi, gentile Andrea, sempre sul pezzo, che mi aveva regalato questo DVD, Dracula, però quello del 1979 con Frank Langella che fa Dracula, top. In effetti il film è vecchiotto, sì, però non è male, considerando l'epoca in cui è uscito, è fatto abbastanza bene, è abbastanza interessante, ci sono dei pezzi un po' lenti, un po' mancanti di ritmo, è un film della fine degli anni 70, ma che forse è ancora un po' debitore ai primi anni 70 piuttosto che agli 80, però è piuttosto carino e abbastanza godibile. L'unica cosa un po' strana, l'unica cosa un po' demenziale del tutto è la pettinatura di Frank Langella, che è veramente ridicola, ma evidentemente produttori, registi eccetera non la pensavano così, tant'è vero che hanno pensato bene di schiaffarlo pure in copertina con questi capelli ridicoli, con questa nutria morta in testa, vabbè. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima puntata, mando chiaramente un saluto speciale a tutti i miei Patreons e ciao a tutti!